Però ricordo che il Movimento 5 Stelle è quello che ha votato contro la fine di Mare Nostrum. Ricordo che il Movimento 5 Stelle, proprio nella risoluzione approvata al Senato su questo tema, ha votato che i migranti che arrivano, io li chiamo clandestini perché per la maggior parte sono quelli, devono essere assistiti da persone dello stesso sesso per non infastidire, quindi anche i medici devono essere maschi con maschi, donne con donne, per non infastidire quegli poverini che vengono e sono di religione islamica. Ricordo che il Movimento 5 Stelle ha votato una legge insieme al Partito Democratico che prevede che non si possono più espellere cittadini che vengono da paesi nei quali non Però, sono garantiti tutti i diritti civili, vuol dire in pratica Federica, la c'è tempo totalità per tutte dell'Africa e del queste Medio cose. Vi avevo Oriente. fatto una Quindi, domanda che dopo precisa e è già circoscritta. arrivato il barcone. Il barcone, mentre si sta Certo. discutendo, No, no, bravo. ma io gli ho Parlavamo di giustamente, risposto. sto Guardi, barcone le ormai. rispondo. Sono tutti arrivati a No, no, ma Trieste. gli ho detto blocco. No, lei ha risposto. No, no, ma le ho detto blocco navale. Le ho detto, guardi, le Chiarissimo, rispondo con quello che la ha sua già scritto risposta nella l'ho vostra sentita. risoluzione Blocco bocciata dagli navale, altri. No, limite blocco tra le navale, acque internazionali e quelle affondare. libiche. Non Chi lo solo, fa? no, non solo, abbiamo scritto anche che bisogna iniziare realmente un'opera di aiuto delle persone nei paesi di origine. Questo glielo dico perché le C'è la persone guerra civili civile nei paesi in Nigeria, dalla Nigeria. d'origine, c'è l'ISIS. È chiaro che bisogna fare degli accordi con i paesi di origine, dove ovviamente non ci sono guerre, perché in quel caso ovviamente è riconosciuto lo status di rifugiato politico, e provvedere all'espulsione forzosa. Ovviamente ciò si può fare se non verrà attuata quella delega voluta e votata dal Movimento 5 Stelle, perché se non c'è il reato di immigrazione clandestina, la direttiva rimpatri del 2008, articolo 2,2 lettera A, andatevela a vedere, prevede che se non c'è una sanzione di tipo penale non si può provvedere all'espulsione forzosa. Quindi io sono contento di sentire le posizioni del Movimento 5 Stelle diverse rispetto a quelle che tengono in aula, e su quello io sono disposto a discutere con loro, però devono essere coerenti con quanto dicono in televisione e quanto dopo fanno in aula. Altra cosa, io condivido molto quanto ha detto Di Stefano per quanto riguarda la questione e il malaffare che si nasconde dietro la gestione dell'immigrazione clandestina. Peccato che alla conferenza dei capigruppo noi abbiamo proposto una commissione d'inchiesta per vedere come vengono spesi quei soldi e nessun gruppo ci è venuto dietro, tantomeno il Movimento 5 Stelle. Io sono Esiste contento già. quando si dice appunto che bisogna espellerli, Esiste. però quando. No, non esiste, perché Ma quella è una come no? Il commissione d'inchiesta presidente sui diritti degli immigrati. Noi Emilione, vogliamo. no, Mi è scusi, una lei non l'ha letto, commissione mi scusi, mi monocamerale, scusi, poi avete mi votato scusi, contro mi scusi. l'inchiesta. Lo so bene, mi scusi, lei non conosce il testo di istituzione della Commissione? È una Lo Commissione che conosco serve a vedere benissimo. se sono rispettati i diritti fondamentali degli Non solo immigrati. Lei i non conosce diritti, il testo, mi sono scusi, anche le veramente la procedure invito a informare. Non a amministrative. caso, Chieda al non a presidente caso, Migliore. no, non a caso, non a ca mi scusi, non a caso, non a caso. Dopo una pressione forte che abbiamo fatto con la Presidente Boldrini, e su questo gliene do atto, è stata calendarizzata prima in prima commissione a maggio la nostra proposta di legge, e dopo mi auguro potrà venire in aula, ma nessuno ci è venuto dietro. Ovviamente se si vota, Esiste come già. dicevo prima, una proposta di legge nel quale si dice che non si possono espellere persone che vengono da stati dove non sono garantiti i diritti civili in modo generico, vuol dire che non espelli più nessuno, perché ditemi un paese dell'Africa o dell'Asia dove sono garantiti i nostri diritti civili come i nostri, vuol dire che non espelli più nessuno, e questo purtroppo l'ha votato il PD ma anche il Movimento 5 Stelle. Allora, quello che voglio dire, se vogliamo tenere una Saranno i posizione parlamentari, coerente, e immagino. su alcune posizioni che io mi trovo d'accordo con quello che ho sentito questa sera con il Movimento 5 Stelle, confrontiamoci però, dopo confrontiamoci con la realtà, perché quando si presenta l'emendamento di eliminazione del reato di immigrazione clandestina, non è che era un nostro feticcio chiamare il reato di immigrazione clandestina, l'abbiamo dovuto mettere in atto perché questa direttiva europea prevede che altrimenti non si possono più fare espulsioni a carattere forzoso, a meno che l'immigrato non dica voglio tornare nel mio paese, la vedo dura, Stop. clandestino ovviamente. Per quello parliamo di Chiarissimo. cose vere e su quello È confrontiamoci. stato chiarissimo. La Grazie. interrompo prima che dica per la terza volta che ha sentito questa sera in televisione dall'esponente del Movimento 5 Stelle cose diverse da quelle che aveva detto In in aula. aula, perché sennò entravamo in Ti loop. lascerà replicare, immagino. Sì, può replicare. Allora, Era per chiarire. siete due Do una gemelli notizia o lei è lo fantastica. stesso in televisione e in aula? Do una notizia fantastica al collega Fedriga. Il reato di immigrazione clandestina esiste ancora perché abbiamo votato una delega al Lo so governo per bene. toglierlo e non è stato ancora Lo so tolto. E bene. nonostante il reato di immigrazione clandestina, Lo so guarda bene. un po', continuano ad arrivare perché chi scappa da una guerra non gliene può fregare di meno del reato di clandestinità. La cosa che voglio dire al collega Non li Fedriga è puoi che quel espellere, reato non hai dovrebbe capito avere adesso. l'onestà intellettuale di spiegarlo ai cittadini. Faceva soltanto una cosa, istruiva un processo
con danno economico ai danni del migrante, che essendo poi un nullatenente non riusciva mai a risarcire il danno, quindi si intasavano i tribunali e non si riusciva a rispedire il migrante irregolare a casa. Non è stato espulso, sfido Federica a controllare i dati e a smentirmi, neanche un migrante sotto il reato di clandestinità. Semplicemente intasavamo i tribunali, spendavamo soldi degli italiani e non risolvevamo nulla. Il migrante viene analizzato, il direttore Mentana, ha fatto una domanda giustissima, il migrante viene identificato con una commissione che sta nei CIE e nei CARA, che fa delle domande anche un po' storiche sul paese da dove dichiarano di venire, si capisce subito se dice il vero o il falso. Chi ha vinto lo scudetto l'anno scorso? Il reato di clandestinità non serve assolutamente a nulla se non a spendere soldi. La Lega la smettesse di continuare a insistere su questo reato che non risolve nulla, forse è rimasto l'ultimo baluardo della loro campagna elettorale sugli immigrati, probabilmente. No? A noi a questa propaganda non ci stiamo e contrapponiamo delle proposte serie. Allora, conosco benissimo e la dovreste smettere di fare propaganda. Sui soldi spesi, ha ragione il collega Di Stefano, sui soldi spesi durante il reato di clandestinità dai tribunali e senza nessun tipo di espulsione, basta verificare, sono soldi degli italiani messi per fare i processi quando neanche l'immigrato clandestino non si presentava neanche, ovviamente, quindi non si poteva. Ma vada al giudice di pace ed è una sanzione accessoria all'espulsione, ma studiate almeno, per favore. Detto questo, oltre al io dicendo balle colossali, che una delle maggiori sanatorie nella storia di questo paese fu fatta nel 2011, quello delle colf e delle batanti, se vi ricordate bene, e quindi lì davvero non si fece differenza tra clandestini e non clandestini. Non solo per far vedere prove documentali, questa è la direttiva europea 2008 rimpatri, per il discorso di prima, dopo non approfondiamo, però l'abbiamo letta bene. Mi piace parlare con documenti alla mano, prima ho sentito. Se vuole la faccio rivedere, guardate, la lettera B prevede che sottoposti a rimpatrio come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale in conformità alla legislazione nazionale. Vuol dire che se non c'è reato non si possono espellere forzosamente, molto semplice. È vero che quello che diceva prima il collega del 5 Stelle, che il governo non ha ancora applicato la delega, votata e voluta dai 5 Stelle, è altrettanto vero che il governo ha azzerato il fondo rimpatri per finanziare Mare Nostrum e quindi ovviamente i rimpatri non ci sono, reato o non reato di immigrazione clandestina. Se non ci sono i soldi per fare le espulsioni, è ovvio che le espulsioni non si fanno. Vi do uno scoop e chiedo anche questa volta al collega Federica di smentirmi se può. Marzo 2014 un emendamento al decreto missioni a firma Pini, quindi Lega Nord e Marcolin, chiedono più Mare Nostrum perché pensavano si trattasse di un embargo. Poi hanno scoperto che i cittadini non erano d'accordo e hanno cambiato politica da questo punto di vista. Poi Federica mi dirà se è vero, andrà a controllare le carte di questo emendamento. Cosa sta facendo vedere? Perché lei crede che sta facendo un simpatico, visto italiani, come state facendo voi. Il senso delle proporzioni, però, Federica, non si vede niente. Visto che era così democratico Di Stefano, e sono contento, se magari allora Cosimo Altamura, Movimento 5 Stelle, la verità, Federica, sei un verme di merda, tu e la tua Lega, questa è la democrazia. No, quelli che voglio darci.